Si torna a parlare ancora una volta per atti violenti di una coppia vecchia conoscenza dell'alto vicentino, Romeo Maier e la moglie Anna Teresa Udorovic, 55 anni lui, 52 lei, domiciliati a Sarcedo, dove nel 2014 sono stati al centro di un grave fatto di cronaca nera. I due sono ora al centro di una vicenda altrettanto grave. Lui infatti è accusato di aver tentato di uccidere a forbiciate l'ex consuocero, ossia il padre dell'ex fidanzata del figlio che la ragazza aveva lasciato. Lui è in carcere accusato dalla procura di Verona di tentato omicidio. La moglie deve rispondere in stato di libertà di violenza privata. La vittima è un elettricista di 49 anni, residente nel campo nomadi di Terea, nel veronese. Martedì scorso, 7 novembre, in tribunale Verona si è tenuta l'udienza preliminare davanti al giudice scaligera Maria Cecilia Vitolla e la coppia è stata rinviata a giudizio. Maier, che dovrà rispondere di tentato omicidio aggravato, dei futili motivi e della premeditazione, rimane quindi nella casa circondariale di Verona.